Cambiano i luoghi, ma non i delinquenti. Le dinamiche sono sempre le stesse, con il possesso illegale di ingenti quantitativi di droga, di armi e soldi. Ormai è una guerra giornaliera tra le forze dell'ordine, con continui arresti e sequestri ai danni di malviventi molto radicati in tutti i territori siciliani. Nella povertà diffusa di interi quartieri dell'isola è facile assoldare la manovalanza per spacciare e per commettere atti criminosi di ogni genere. Ragazzi e ragazze reclutati da criminali senza scrupoli, presunti capi di associazioni di mafiosi con l'unico obiettivo di arricchirsi sulle spalle della povera gente. L'ultima operazione dei carabinieri a Trapani, il bilancio è di 6 arresti, 5 in carcere, 1 ai domiciliari. Il più giovane della banda ha solo 18 anni e durante i controlli aveva tentato di liberarsi della cocaina, circa 1,5 kg. Nella sua abitazione i militari dell'arma hanno trovato ben 100.000 euro in contanti, un bilancino di precisione. Nelle altre perquisizioni degli arrestati trovate armi, pistole con matricola brasa e munizioni, oltre a sostanza stupefacente, circa 2 kg di cocaina e denaro contante, oltre agli strumenti ideali per il confezionamento delle dosi da mettere sul mercato. Secondo una stima dei carabinieri, la sostanza sequestrata avrebbe fruttato circa 1 milione di euro. La base operativa del gruppo malavitoso era un ex negozio di ortofrutta nel quartiere di Villa Rosina, in passato gestito da uno dei criminali, finito in manette.